Buongiorno, buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Aldrovandi, sono membro del team di consulenza della Private Consulting SIM, fondatore del sito internet www.strategiedetrading.it e siamo qui pronti per cominciare la sessione di live trading di oggi, che è mercoledì 21 novembre del 2012. Sono le 9:36, la borsa ha aperto appunto da mezz'oretta, la borsa italiana, e qui davanti abbiamo sulla piattaforma Visual Trader il grafico a 5 minuti del Future FTSE MIB, quindi il nostro future sull'indice italiano, insieme ad alcuni indicatori che, ripeto, sono tre in questo particolare momento. Queste 5 linee molto ristrette, questa griglia di 5 linee blu corrispondono all'indicatore VWAP, la linea rossa invece corrisponde all'indicatore EMA Trend, la linea blu invece corrisponde all'indicatore Super Trend. La borsa italiana ha aperto a un livello leggermente più basso rispetto alla chiusura di ieri, comunque si tratta di pochi tick, in quanto comunque ci manteniamo ampiamente al di sopra del 15.000, che è una soglia molto importante, e ci manteniamo anche sopra il 15.002, e ha aperto mantenendosi in queste ultime appunto 40 minuti ormai in una stretta, strettissima congestione, compresa fra il massimo e il minimo intraday, il massimo a 235 e il minimo a 180, quindi veramente una congestione molto molto ristretta, davvero mai raramente si è vista una congestione nei primi 40 minuti, anche da quando facciamo il nostro live trading così ristretta in un lasso di tempo così sommato abbastanza ampio. Si tratta appunto di 55 punti. Inutile dirlo, fin troppo facile immaginarlo, uno dei due livelli verrà rotto, uno di questi viene rotto in questo istante, probabilmente pochi tick per andare a coprire questo piccolo gap che si è formato fra la chiusura di ieri e la chiusura di oggi, poi in realtà i giochi sono ancora tutti da fare. Di sicuro il trading range attuale, quello che qualcuno chiamava tempo fa, oppure può chiamarlo ancora, perché rimane ancora una tecnica piuttosto valida, la tecnica di breakout della prima mezz'ora, beh, qui ci sono tutte le caratteristiche per adottarla in modo chiaro e evidente, anche visivamente, molto facile, e sostenuta anche dal fatto che non solo abbiamo massimo e minimo intraday, come avremo comunque in ogni mezz'ora, ma per il semplice fatto che graficamente c'è una vera e propria congestione, primo, e secondo, questa congestione è molto molto ristretta in termini di punti, in termini di tick, per cui sicuramente la borsa andrà sopra questo 15.235 o sicuramente andrà sotto il 15.180 oppure sfonderà entrambi i livelli. Rimaniamo comunque in attesa al momento di vedere l'evolversi di questa situazione e sicuramente faremo un'operazione, mi preparo già da subito a fare un'operazione al breakout di uno di questi livelli. A un breakout l'ho confermato perché è sempre piuttosto facile in queste situazioni anche cadere quando le giornate sono particolarmente incerte, come potrebbe essere quella odierna, di cadere in falsi segnali. Rimaniamo in attesa. Qui abbiamo 235, io entro anticipando il segnale. Sono entrato adesso a 235, anticipando un po' il segnale e scommettendo che per la seconda volta il mercato, visto che già prima aveva tentato un rialzo, anche questa volta, una volta ancora, un'altra volta, appoggiandosi sui 235, distanza di 5 minuti, avesse veramente intenzione di poter rompere questo livello. Ovviamente si tratta di un'operazione di scalping, la rottura del livello 235 che è stato solo toccato e che io ho voluto comunque anticipare entrando proprio su quel livello, ha come scopo andare, direi, non oltre 3-4 tick, quindi almeno a prendere il 250, 255,
come chiusura del gap che si è formato fra la chiusura di ieri, o il minimo, della fase finale della giornata di ieri e l'apertura di oggi. Perché il nostro movimento esplosivo di cui accennavo prima effettivamente si sta realizzando. Io mi preparo a chiudere l'operazione sui target che avevo detto, che sono anche oltre. Mi metto in posizione a 270, ho fatto un massimo 275, ecco, mi ha eseguito esattamente in questo istante, e quindi abbiamo realizzato la prima operazione della giornata con 35 punti di guadagno, corrispondenti a 175 euro. Sono anche piuttosto convinto che siamo in un momento di un effetto eccesso siamo anche in un eccesso di mercato, a mio parere, quindi su 325 io mi metto short, molto proprio come in stile prettamente contrario, per fare un'operazione di proprio mordi e fuggi, nell'ipotesi di poter eventualmente prendere un tick o due tick al di sotto, qualora il mercato mi dovesse scendere o dimostrare di poter almeno creare una piccola barra rossa. Adesso infatti ha fatto 320, spero, ci sono molti contratti, per carità. O anche 325, 315, anche qui ci sono molti contratti, spero che qualcosina scenda e poi mi accontento di uno o due tick, lo stile è esclusivamente contrarian, con l'obiettivo di tornare verso, all'interno, se non altro all'interno della raggiera, della griglia degli indicatori VWAP. Ecco, mi metto a 315 e aspetto che di essere chiuso. Ecco, sono stato eseguito adesso a 315, quindi ho fatto altri 2 tick, 10 punti, quindi 50 euro. Mi sono messo adesso a 280 long. In un'ottica di scalping, mordi e fuggi, mi basta uno o due tick a rialzo, almeno come ipotesi o reazione di questo mercato che vede e sente il supporto del VWAP e del super trend. Ecco, infatti io ho 2,90. Già chiudo, quindi ho fatto altri 2 tick al rialzo, ho fatto quindi altri 10 punti per un totale di 50 euro. Sono quasi le 11, direi che la sessione di live trading odierna può essere conclusa, anche perché al momento non siamo in prossimità di livelli importanti per fare altre operazioni. Abbiamo appena concluso la nostra terza operazione, riassumendo, abbiamo fatto infatti 3 operazioni di trading questa mattina: scalping, abbastanza tutto sommato aggressivo. La prima operazione è stata fatta al rialzo, considerando il trading range molto stretto e molto evidente che si era creato nella prima ora del mercato. Siamo entrati a 235 aspettando il movimento esplosivo a rialzo, chiudendo a 270, circa qui in prossimità del super trend e dell'ematrend, che a nostro parere potevano essere una resistenza che il mercato avrebbe sentito. In realtà il mercato non l'ha sentita, ha continuato la propria risalita, però anche tenendo presente del fatto
che è rimasto già per diverso tempo, i prezzi di chiusura sulle barre a 5 minuti, al di sopra dell'ultimo livello di VWAP dopo una serie di candele verdi, abbiamo ipotizzato che prima o poi, come spesso avviene, o perlomeno come io utilizzo l'indicatore VWAP, ci dovesse essere un ritorno all'interno della griglia del VWAP, e proprio su questa candela rossa abbiamo fatto una seconda operazione di scalping molto veloce. Da 325 siamo andati short fino a 315, quindi abbiamo fatto 10 punti che sommati ai precedenti 35 hanno fatto 45 punti. Dopodiché il mercato ha continuato a salire e si è fermato, non abbiamo colto questa discesa perché stavamo parlando di altre cose. Una volta che la discesa si è completata, tenendo presente che si è trattato di una vera e propria inversione di trend, almeno nel brevissimo tempo, visto che tutto sommato diciamo l'andamento della discesa ha avuto più o meno la stessa inclinazione, leggermente più lento, ma più o meno la stessa inclinazione della fase ascendente, dando la possibilità di creare o disegnare virtualmente un triangolo isoscele. Questo ha dato l'impressione appunto di essere un'inversione di tendenza, inversione di tendenza che aveva già rotto l'indicatore EMA trend, però che si era momentaneamente fermato in prossimità del supporto, a questo punto creato sia dal super trend che dall'indicatore VWAP. Su questa candela a 5 minuti abbiamo trovato l'opportunità di fare un'operazione di scalping mordi e fuggi contrarian, comprando a 280 e vendendo subito a 290, quindi altri due tick, altri 50 euro. Quindi complessivamente la giornata queste tre operazioni, quindi giornata, questa prima ora e mezza di collegamento del video live che sta per concludersi, abbiamo fatto tre operazioni fondamentalmente di scalping per un totale di 55 punti e un complessivo di 275 euro lordi. Vi diamo appuntamento alla prossima sessione del live trading, vi ringraziamo per l'attenzione, di essere abbastanza numerosi come sempre, e il prossimo appuntamento è per venerdì prossimo, dopodomani, il 23 novembre. Grazie a tutti per l'attenzione e buon trading per il proseguimento della giornata.